Viaggio negli Atenei, oggi il nostro ospite in studio è Lucio D'Alessandro che è rettore dell'Università Suor Orsola ben in casa ed è anche vicepresidente della conferenza dei rettori, benvenuto. Grazie, buongiorno. Questi sono i giorni dei test d'ingresso all'Università, il Suor Orsola ha molti corsi di laurea a numero chiuso anche quando non si tratta di quelli per i quali il numero chiuso è imposto dal Ministero, perché questa scelta? È una scelta che nasce dalla considerazione che... Oggi è relativamente semplice prendere una laurea, la cosa importante è prenderla bene, prenderla seguendo veramente la A ragion dorsi, veduta. A ragion veduta, dialogando con i docenti, eh, assumendo saperi, saperi veri. E questo naturalmente si può fare solo quando i numeri sono relativamente piccoli e c'è dialogo. Quindi noi cerchiamo di scegliere gli studenti veramente motivati e di guidarli nel modo migliore. 20 anni della facoltà di giurisprudenza con due nuovi indirizzi. Sì, la facoltà di giurisprudenza, le facoltà di giurisprudenza in questo momento sono in crisi nel Paese, c'è una diminuzione di iscritti. Noi abbiamo cercato di guardare a una giurisprudenza nuova che tenga conto per esempio del rapporto con le tecnologie che pongono nuove domande. Problem solving, la capacità di scrivere dei testi, di leggere sentenze, insomma di prepararsi al futuro, di avere presso di sé un bagaglio, uno, un insieme, una capacità critica che consenta loro di entrare effettivamente nel mondo del lavoro, di fare i concorsi, di, di esserci. Quindi titoli spendibili. Titoli spendibili, sì, titoli. Nel mondo del lavoro. Sì. E ci saranno anche con questo anno accademico i primi laureati italiani in green economy. Sì. Arriveranno proprio da Napoli, dal suo Orsola. Sì, questa è un'assoluta novità, vorrei dire, europea. Noi abbiamo creato un corso di laurea di economia aziendale, i ragazzi sono economisti aziendali, ma hanno la consapevolezza che ogni azienda del contemporaneo deve essere attenta al problema cosiddetto del green, dell'ambiente, dell'energia Che è una, una tematica molto sensibile. Noi oggi. Eh, abbiamo il 29 ottobre lanceremo proprio da Sororsola assieme all'Università Vanvitelli, eh, diciamo il messaggio ONU eh, su quella che la sostenibilità ambientale. Parliamo anche di cinema perché avete una scuola di cinema e anche corsi per il restauro delle pellicole. Sì, in questo momento il cinema napoletano, come lei sa, fa cose bellissime. Oggi lo è... vediamo anche a Venezia. Lo vediamo, lo vediamo, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, lo vediamo anche oggi a Venezia. Noi abbiamo questi corsi che sono diretti da Nicola Giuliano e che. Adesso sono anche in collaborazione con la RAI, noi saremo presenti al PRI Italia Capri eh, con la RAI, con prodotti dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. Insomma noi cerchiamo di metterli a contatto con il fare, con il mondo contemporaneo. La nostra è un'università che ha quasi 500 anni ma pensa di essere molto giovane. Grazie a Lucio D'Alessandro per essere stato qui con noi oggi, buon lavoro.